Se la canzone più bella di Carla! Se la festa è bavarese, parola si ride, no, una bimba! Vuole la tradizione, inauguriamo questa giornata con la mitica cerimonia di sfilatura della botte. C'è Prezzemolo, auguri, grazie, salve. Andiamo a fare una foto insieme, presto, e la mettiamo su Instagram, presto. Arrivederci, ci vediamo dopo. Arrivederci. Arrivederci, buon Oktoberfest! Oggi siamo tornati a Gardaland per festeggiare l'Oktoberfest e vorrei iniziare questo video dicendo una frase classica dei video tragici su YouTube. Io questo video non lo volevo fare. Questo video in realtà non doveva uscire perché questa settimana doveva uscire il video di Walibi Belgium. Purtroppo però ho avuto dei problemi e quindi non riuscirò a farvi uscire quel video. Però se vi siete persi tutta la serie del road trip in Europa, trovate la playlist sul canale, quindi mi raccomando, recuperatevela. Se volete venire qui vi ricordo che l'Oktoberfest sarà disponibile fino al 1° ottobre, quindi in realtà non avete ancora tantissimo tempo, perché poi dal 6 ottobre a Gardaland iniziano le serate di Halloween. Noi ovviamente verremo qui e uscirà il video del 1° venerdì da paura. Ovviamente vi ricordo che se volete venire a Gardaland per l'Oktoberfest o anche comunque per Halloween, in descrizione troverete i link scontati per il parco. Ora sinceramente io non mi ricordo com'era l'anno scorso, ma quest'anno se volete potete prendere due tipi di beer experience. Il beer experience normale, con il quale potete avere solamente la birra nei vari chioschetti sparsi per il parco, oppure il beer experience VIP, nel quale oltre la birra potete avere anche degli snack inclusi. Il primo costa 20€, 19,90€, e il secondo invece 29,90€ se li comprate al parco. Invece se li comprate online potrebbero costare qualcosina di meno, quindi se volete risparmiare prima di venire al parco vi consiglio di prenderli online. Dato che siamo sotto Oblivion, io direi di partire subito con il primo chioschetto nell'area Buffalo Ranch, dove potrete prendere un Ichnusa e un panino allo speck e formaggio, se non sbaglio. Quindi iniziamo subito il nostro beer experience dell'Oktoberfest a Gardaland. Panini, freddini, prima birra della giornata, porca vacca, hanno aumentato il litraggio. Quest'anno è anziché da 0,3 da 0,5, quindi se vi prendete un beer experience sappiate che avrete 2 litri di birra da bere, che sono secondo me tanti a dir la verità, però meglio aumentare che diminuire sicuramente. Al massimo comunque lo potete dividere tra di voi, quindi vi costerebbe anche meno il beer experience. Va bene, dai, proviamo questa prima birra. Questa mi piace molto, però è leggermente sgasata, poteva essere meglio. È un po' freddino, c'è il cetriolino sott'aceto che a me piace, però secondo me in questo panino non ci sta. Mediolino, dai, non so se lo riprenderei, perché, solo perché è freddo, e quindi essendo freddo si perdono un po' i gusti. Ovviamente se venite all'Oktoberfest ci sono degli show a tema Oktoberfest, in particolare uno che si chiama Prosit, perdonatemi per la pronuncia, e lo potrete trovare al Buffalo Stage alle 11.30, alle 14.45, alle 16 e alle 17. Show che abbiamo visto, molto carino, il ragazzo che lo fa è molto simpatico, quindi secondo me, soprattutto se siete in una famiglia, avete dei bambini, secondo me vi consiglio di fermarvi a vederlo. Ora però dobbiamo andare a vedere uno show che io non ho ancora visto, che era la novità in teoria 2023, che si chiama Per un pugno di dollari all'area West. Vi avevo promesso che l'avremmo visto e quindi oggi è arrivato il momento di vederlo. Rio bravo, Rio bravo, nel cuore abbiamo West. Rio bravo, Rio bravo. Ehi, sembra che ce l'abbiano fatta. Siamo ricchi. Forza, non perdiamo tempo. Recuperiamo il bottino e poi il capocero. Che cosa? Un soldo vero! Sì, sono ricco! Andiamo a prendere tutto quello dell'Oktoberfest con questi $50 rosa.
spettacolo carino, dai, alla fine poi se rimanete lì avete anche la possibilità di raccogliere dei soldi veri. No, non è vero, non sono soldi veri, però è molto divertente come cosa, sicuramente ai bambini piace. Ora, intanto che siamo qua, io direi di approfittare di andare all'altro chioschetto dell'Oktoberfest, che è quello dell'Azienda Miguel, dove dovrebbe esserci la birra messina, delle sovraccosce di pollo fritte se non sbaglio, e tra l'altro, intanto che siamo qua, dato che all'Oktoberfest ci sono comunque anche altri cibi tematizzati, prendiamo anche una focaccia a tema Oktoberfest. Ora, una volta fatto lo scontrino là, potete direttamente venire con il vostro scontino qua, quindi senza fare la fila lì dietro, e prendere il cibo che c'è all'Azienda Miguel. Focaccia Oktoberfest, vai. Buona, buonissima ragazzi, questa focaccia ve la consiglio al 100%, mega buona. La birra buona, classica bionda messina, però forse preferivo le Cnusa di prima, anche se questa è più frizzante, quindi preferisco questa. Ecco, basta. Assaggiamo questo polletto che sembra molto molto buono. Delle cosce di pollo senza osso praticamente. Buon cibo, eh? Buon. Avete capito quindi che questo video sarà incentrato soprattutto sul cibo, anzi quasi solo sul cibo. Piano piano ci dirigiamo verso l'area Jumanji e Corsari, perché sapete che è obbligatorio dopo pranzo fare le due attrazioni in cui ci si rilassa di più a Gardaland, ossia Jumanji e i Corsari. E mentre andiamo lì io mi fermerei in un punto a prendere un'altra cosa che mi hanno consigliato intanto di prendere, e quindi la prendiamo, perché no, io mi fido. L'aspetto è molto buono. Polpettine di maiale con senape dolce. Che cosa? Scusate, queste sono buone. Buonissime. Vado a prendere altre 100, presto. Ma davvero? Mamma mia, queste polpettine incredibili. Ora digeriamo un attimo, andiamo a fare Jumanji, così intanto vi faccio vedere anche l'affluenza di oggi, l'affluenza di questo periodo, che può essere che sia anche la stessa affluenza di Halloween, anzi probabilmente ad Halloween ci sarà ancora più gente forse. Abbiamo Blu Tornado 74 minuti, Colorado Boat 50, Fuga d'Atlantide 63, Corsari 16, buono, Jumanji 65, quindi comunque direi che il parco è full, anche se durante l'estate si sono viste delle code ben peggiori di queste. Oh no, ma si intravede la R di Ramses, ma non l'avevo mai vista questa cosa. Adesso vedrò solo quello, cavolo. Welcome to Jumanji, Nigel Bellingsley, Jumanji Field Guide, at your service, come sempre, avventurieri, eroi senza paura, ancora più maestosi di tutti. Ah, guarda un po', hanno riaperto la locanda del Corsaro Nero. Prima o poi ci torneremo. Oggi ormai abbiamo mangiato talmente tanto cibo dell'Oktoberfest che poi dobbiamo ancora finire, quindi siamo già pieni praticamente. Puramente torneremo a provare anche di nuovo la locanda del Corsaro Nero. Bellissimo. Benvenuti, amici sconosciuti. Balla, balla e non fermarti mai. Oh no, Squirtle ha fatto i Corsari. Com'è andata, Squirtle? Bene. Ha detto che è andata bene. Ha detto che è andata bene. Aia. Porco. Te l'ho detto che mi bagnavo. Cavolo, non funziona questa maglietta. Corsari comunque sempre attrazione incredibile. Mi raccomando, non perdetevela quando venite a Gardaland. Ora è arrivato il momento di continuare il nostro beer experience, quindi andiamo verso l'area di Jumanji di nuovo. Guardate quanta gente c'è su Colorado Boat. Tutta gente che vuole bagnarsi. Ci sta, è una domenica, ci sta.
Oh, finalmente siamo arrivati nell'area Jumanji, l'area dove c'è l'anima della festa Oktoberfest. Qui infatti potete non solo prendere del cibo con la vostra beer experience, ci sono anche dei vari chioschetti in giro per l'area in cui prendere effettivamente del cibo. Probabilmente lo state sentendo, in questo momento c'è anche una band che sta suonando. Ora però noi dobbiamo finire il nostro beer experience, perché ci manca quest'area e anche quella di Mammut. Dolcetto, sembra buono. La crema è iper buona, eppure il dolcetto molto molto buono. Qua come birra c'è la classica Heineken, che è bella fresca. Per ora preferisco ancora la Messina. Siamo quasi giunti alla fine della nostra esperienza all'Oktoberfest, del nostro beer experience. L'ultimo chioschetto che ci manca è quello a Mammut, dove dovrebbe esserci la birra Schmucker e dei wüsteroni da mangiare. So anche che ci sono dei canederli in giro, quindi non so se ci sono i canederli o i wüsteroni. Mammut, 72 minuti d'attesa. Eh sì, oggi è abbastanza pieno, Gardaland. Ciao! Dai, nessuno che mi saluta. Maleducati. Dov'è il Mammut? Ecco le nostre salsiccette. Oh mamma, hanno una cera brutte ma buone forse. Sanno di crauto. Ci sta, sono i crauti, non so. Proviamole. Sono bellissime. Boh, normali, sono di salsiccia. I crauti devono piacere, secondo me. Sono tipo di aceto, non so che gusto è. È aceto. Diciamo che non le riprenderei, ecco. Birra è buona, sarà perché anche adesso c'è super caldo. Però buona. Oh no, abbiamo finito il nostro beer experience VIP. Non ve l'ho detto, ma se prendete questo avete un buono sconto del 20% sugli articoli del merch, 10 euro di sconto sull'Express Pass All In, oppure 20 euro di sconto sul My Top 5 Unlimited, che sono i due Express, quelli che costano un pochettino di più. Quindi spendendo questi 30 euro, oltre ad avere il cibo, avrete anche qualche agevolazione in più, diciamo. E quindi finisce qui la nostra food experience di oggi, la nostra beer experience. Direi ultimo posto il panino, quello all'area Buffalo Ranch. Terzo posto per me, poi ovviamente dipende dai vostri gusti, l'area Mammut con le salsiccette. Secondo posto l'area di Jumanji con il dolcetto, che era molto buono. E primo posto invece i nugget, che non sono nugget comunque, di pollo qui all'azienda Miguel. Per quanto riguarda le birre, invece, io direi che la mia preferita tra tutte probabilmente è la birra Messina, quella dell'azienda Miguel. E si conclude quindi qui la nostra giornata a Gardaland Oktoberfest. Una festa che, se vogliamo, è un po' di transizione tra la stagione estiva ed il periodo di Halloween. E devo dirvi la verità, anche questo video vuole essere un pochettino di transizione, perché già dalla prossima settimana inizieremo con i video di Halloween. Quindi io, come sempre, anche se abbiamo fatto un video un po' dedicato al cibo, spero comunque di avervi fatto divertire, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. E io vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!